Allora amici del Giro Rosa, eccoci ad Andorra per la partenza della sesta tappa. Oggi il menù prevede 118 km, si parte da qui sotto il sole meraviglioso di Andorra, città del ciclismo, si arriva ad Alassio, al santuario della Madonna della Guardia, 4 Gran Premi della Montagna in programma, si arriva ovviamente in quota con in maglia rosa, sempre lei, l'americana Mara Abbott. È tutto ristretto in pochi secondi, sicuramente ci attaccheranno sia Bulls che Rabo e Mara e Elisa dovranno essere pronte a difendersi bene. Elisa è una buonissima spalla per Mara e vediamo di non saltare per aria, e quello che il resto della squadra sarà proteggere loro due fino al momento in cui si scalderanno i motori delle grandi. Grazie. Evelyn Stevens, the winner today in San Alessio. Congratulations, 2 victories and 2 uphill finishes of the Giro Rosa. It's so, I can't look because I'm not very good at this, but it's so special. I went and I pre-rode this stage with my mentor, Connie Carpenter Finney, and so today I was going up that climb and I wanted to do it for her, so it was so special to win. Yeah, super great. È una vittoria dedicata soprattutto a Caroline Canwell, la sua compagna di squadra, che ha lavorato per lei in questa importante tappa e gli ha portato questa magnifica vittoria. Second place for Megan Gordner, so it's the best result for your team. Oh, it's perfect. I believe Megan has the pink jersey now, which is awesome. You know, it's so special. I haven't run stages of races in a long time, so to win 2 in one race and both uphill is, you know, coming up to Rio, this is exactly where I want to be. Questo è il risultato che voleva, con anche Megan Gordner, nuova maglia rosa,
non pensava di vincere addirittura due tappe in un Giro d'Italia, una corsa a tappe così importante, però ci è riuscita ed è veramente contenta. Complimenti, congratulations. Evelyn Stevens verrà premiata da Enzo Canepa, sindaco del comune di Alassio, e da Mauro De Michelis, sindaco del comune di Andorra. She's the winner of the sixth stage of the Giro Rosa 2016. She's coming from the USA and riding for Bolsa Dolmans. Il vostro applauso per Evelyn Stevens. Evelyn Stevens. La leader della classifica generale dopo la sesta tappa del Giro Rosa arriva dagli Stati Uniti, difende i colori della Bolsa Dolmans. Gli applausi sono per Megan Guerrier. Megan Guerrier, Bolsa Dolmans, verrà premiata da Enzo Grenno, organizzatore tappe Grandi Giri Liguria. So ladies and gentlemen, the Maglia Rosa, the pink jersey, for the leader of the general classification, national champion of the USA, riding for Bolsa Dolmans, Megan Guerrier. Prepariamolo, un applauso per la maglia rosa, e lei è la migliore in classifica generale, arriva dagli Stati Uniti d'America, è campionessa nazionale in carica per Bolsa Dolmans. Applausi per Megan Guerrier. Le maglie ritornano al centro della scena e raccolgono l'applauso del pubblico. Eccole qui le maglie ufficiali del Giro Rosa 2016.